Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21. Su per giù dovrebbe essere ancora questo l'orario. Però ragazzi, seguiteci che più siamo, meglio è, meglio è, meglio è. Originale, siamo sempre sull'originale noi. Allora, dai, iniziamo. Ovviamente ho completamente dimenticato. Ok, questo salta, questo spara. Ma okay. Sono in trappola, sono in trappola. Come si seleziona? Ok, questo serve a fare questo, ok. Ah, io devo capire ancora i tasti, allora. Questo lo... Ah, ok. Ho capito come si seleziona, dai. Come lo finisco, mosso sto tizio? No. Non è così. Non è manco così. Con la Y, ok. Ehi, amico! Io sto provando i tasti, tu mi attacchi. Infatti gli animali, se non glielo dico io, non attaccano loro. Giusto? Invece la tigre, ok. Comunque sappi che durante tutto il gioco ci sarà un continuo scambio di battute di alto livello tra i personaggi. Ok, questo è il mio. Invece questo che cosa fa? Ah, ok. Questo è questo, perfetto. Ah, ma va? Cioè, questo è il mio. Devo sempre selezionarlo. Ora mi devo abituare al joypad. Sarà un macello. Cioè è un macello. Già adesso ne sarà. Ah, questo ho consumato quella cosa di sopra. Ok, questo è il mio attacco. Occhio a soffitto. Ah, perché sta crollando? Sta venendo proprio qui. No! Ma quindi ogni tanto solo scende sto coso. Ok, dove cavolo dobbiamo andare qua?
Niente, consumo sempre sta cosa. Ma sono proprio inceppato col joypad, madonna. Madonna, esagerato. Esagerato. Le capriole quando già è morto, tutti sono bravi, giusto? Giusto? E sto pensando, ma sta nave non è che... Questa è la nave... come si chiamava in Detroit? Non mi ricordo più. No, ho fatto quella mossa lì. Gerico, ecco, questo è Gerico. Questo è Gerico. Ora ci troviamo Connor... compagnia cantante. Dai, non m'attaccare però, brutta persona. Fatto consumare pure le cose. Amico, ma tu ora vieni con noi, giusto? Mica rimani lì. Dai, salta, vieni con noi. Vieni qua in compagnia, dai. No, vero. Tutte belle persone, la cosa, a chi? Ecco, questo è Marcus, vedi? Cioè, ha ucciso i suoi amici? Se li è mangiati? La regina apocrita? No, ho sbagliato. Volevo attaccare. Ciao, Umbe. Tutti morti. Non so. No, no. Ecco. Non so com'è. Ciao! È che col joypad non mi ricordo manco come cavolo mi muovo, mi devo muovere.
Quindi ora ci devo fare l'abitudine a sta cosa. Jericho non è una persona. Ma co, chi, qua, beh, boh. Frog Splash eseguita divinamente. Cazzo. Viva la rassa, cazzo. Mannaccia, mannaccia. Mannaccia, mannaccia. Oh. Come faccio ad andare dall'altro lato? Ok. Dai che ce la fai a portarmi qua? Andiamoci a prendere sto frammento. Prima o poi riappareremo tutti. Forse. Chissà chi lo sa. Preferisco le sezioni dove si controlla Mr. Rain. No, in realtà non era malvagio questo, cioè, anzi, era pure divertente. Soltanto che ora col joypad penso che anche con Nero mi sarà difficile, cioè, farle le cose. Cioè, mezzolo solo per colpirlo, sto. C'è un buco. E noi che facciamo quando c'è un buco? Vedi? C'è un buco. Buttiamoci dentro. Pimpi, direi che tu sei ancora viva. Mi farei questa domanda io. Cioè, mi faccio questa domanda. Dai, ma perché la prendete con me? Cioè, stanno i miei animaletti qua, dai. Dai. Papà. Se la svigna. Stronzo, stronzo. No, sbaglio. Volevo fare... Questo no, questo. Ok. Se la prende. Ma siamo in sette qua sopra. Se la prende con me questo, non lo so, Non lo so. Occhio che l'associazione Arcigay in questo momento ti sta guardando, ti prende in parola. Finalmente sto rientrando a casa. I ragazzini hanno visto in parola. A me ne ha imparato qualcosa? No, è perché mi ha colpito, per questo non posso mai essere S. Allora, questi due tasti mi servono per attaccare. Questo ma viene da me. Ma io scappo come se non ci fosse un domani.
Avevo mutato perché dici parolacce. Quando è che ho detto parolacce? Io non dico mai parolacce. Eh beh, ma dipende che quali sono per te parolacce, eh? Cioè. Ehi, ok. Se cazzo, per esempio, è una parolaccia, sì, ok. Ma è nome comune, è un nome comune di cosa? Ma quello è scappato? C'era un coso rosso. Punti stile. Del in francese. Eh sì, a scuola ho insegnato. Ma cosa? Ma cosa? Certo che può sentirle. A parte il fatto che le sente ovunque, né? Queste sono persone, quindi non le distruggiamo. Erano persone. Qua non si può rompere niente, qua non si può rompere niente. E che ci fa l'unicorno là in fondo? Il cavaliere sul cavallo cavalloso. È là che devo andare. Però fammi, qua sopra non c'è niente. Non c'è un cazzo. Ma tanto già le sanno, Pimpi. Quanto cazzo parli? Giustamente, se già una donna comanda sempre, qua ne sono tre, figuriamoci se un cavaliere può dire di no, cioè deve subire, essere sotto schiaffa e basta, cioè. Ciao drago cavallo. Ma questo è di Elder Ring, tutto attaccato. Sarò delicato. Guardalo come si atteggia. Che delicato, non sono nemmeno i comandi. Delicato. Iniziamo così. Cazzo. Vediamo. No, questo è quello, ok. Come si ricaricava? One
Quando ricarica non posso attaccare. Infatti. No, è morto, gli hanno tagliato la testa. Ah, ma non schiva così. Ok. Troppo prepotente. Allora, come si ricaricava, abbiamo detto? No. Cosa sta succedendo? Sì, vabbè, poi. Vabbè. Facciamola così. Perché c'era anche un altro coso per recuperare, ma non mi ricordo già più. Uno schifo di vita. Ce l'ha con noi! Ce l'ha con noi! Vai amico, vai. Ma dai. Io non ho capito ancora la schivata, quando la fa e quando non la fa comunque. Ah.
Cioè, ora la sta facendo poi. Cioè, non gli abbiamo fatto niente con qualcosa che gli è accaduto addosso. E che cazzo? Dai, amico. No, ma gli è caduto addosso, praticamente la vita non gliel'ha tolta proprio, si può dire. Però avevo letto che quando mi avvicino al tizio morto mi dovrebbe ricaricare di più, cioè dovrebbe velocizzare. Vediamo, l'ha schivato. Dai! Ci prendiamo il cavallo ora? No, l'abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso solo il cavallo praticamente. Ah, ora voglio trovare la spada. Non hai i requisiti necessari. Ah, la vuole dare a Nero, ovviamente. Nero. Dai, però almeno è intelligente il tizio. E perché lui riesce a percepirla nel caso? Che schifo, ci madonna. Vediamo con Nero se riusciamo a fare qualcosa. Personalizza e possiamo personalizzare. Ah, i bracci, vero? Tomboy. Buster arm. Ok. Ma mo con il joypad non so come cavolo mi trovo con queste cose. Sì, dai, andiamo così, dai. Sì, voglio iniziare così. Va bene anche così, Nano Volante, guarda, mi accontento. 17 giugno. Comunque questa è ancora moribonda.
Ciao. Giustamente vediamo un coso gigante, tipo i buchi, vediamo in buco, ci si infiliamo, vediamo un coso gigante, lo attacchiamo. Mi sembra ovvia. L'eroe delle tenebre? Almeno fammi iniziare che devo gestire un attimo il joypad, tu poi mi fai combattere già contro sto bestione. Ma così non vale. Devo colpire le gambe? Ok. Allora, devo comunque selezionarlo. Ok. Amico, ma... Non sto colpendo, vero? Eppure lo segna che è ancora vivo sto coso. Ok, forse lo fa solo così. No, non voglio scendere. Che stronzo. Ok, uno è andato. Ma dove vai? Dove vai? Cioè, così grande e grosso che scappa. Ma dai, che roba è? Ma sul serio? Devo andare da qua allo... Altro ci siamo.
No, mi ha dato il coso a banana, dai. E che cazzo? Ecco. Come consumare le cose inutilmente. E che devo mirare adesso? È sprofondato? Così da solo? Ehi, amico! Oppure quest'altro se lo vuole mangiare. E sono due. Secondo me fa una brutta fine questo. È mica tanto scarafaggio. Dai, che ero saltato, mannaggia. Che è sto coso? Oh cazzo. Ah, almeno si schianta, ok. Non ce la fa saltare. Il bello è che l'ho colpito. Ma non vale, amico, amico. Le ho colpiti tutte e quattro. Che cavolo devo fare ancora? Ecco, questo devo fare. Allora, vediamo un po' se posso arrampicarmi da qualche parte. Ok, quando si muove fa uscire sempre le spine. Anche se non è svenuto. Che non lo punti? Ah, solo un lato ha fatto uscire le spine a sto giro. Vabbè.
sure looks easy down there. Maybe we could swap. Ma non si colpisce da solo queste cose? No, vero? Certo, mi sono fatto esplodere da 46 volte da solo a sto giro. Non so quante volte mi ha colpito. Lo prendo. Dai. Quindi se salgo da sopra forse è meglio. Magari ci vado sopra. Ma non mi fa il doppio salto. Questo non lo fa il doppio salto. Prendo il dubbio. Si è bloccato. Si è... culo, dai. No, ma non mi sposto, non me ne frega nulla. O che ti posso colpire. Fanculo a te, va. Non riuscivo a capire quando salire sopra e quando no. Perché a volte si bloccava. Non so perché. Adesso io non ho capito un cazzo. Ciao. Ti eri svegliata. Ma che cazzo? Ma che cazzo? La scatoletta perché l'ha lasciata lì? Scusami. La poteva prendere. So what happened to him and Trish? They end up like you?
Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up! Got something to wear that's good for digging? No. No, non è che si è denudata, denudata, che gli ha fatto notare sostanzialmente che era nuda, gli serviva qualcosa da mettersi addosso se voleva farsi aiutare. E la tizia gli ha dato comunque solo la pala per scavare, gli è sbattuto nulla. Sì, Johnny, tanto le trovo sempre per la strada. Poi onestamente non ho ancora capito come si usano con precisione, quindi non spreco nulla. Perché mo ho iniziato a giocare col J-Pad, quindi figurati. Ma questo non si spaccava una volta? Ah, non lo posso spaccare finché c'è sto coso intorno. Rettile delle ombre, Riotto. Va bene. Come la sconfiggevo a questo? Non mi ricordo più. Ah, io sto facendo da loro, ok.
Ma sta cosa mi poteva pure colpire. Quando è caduto? Un secondo. Da quest'altro lato c'era roba. Il tasto B che lo agganci col devil e con la LB la speciale. Devo... Tanto li trovo per la strada. Anche per quello alle volte non le prendo. Cioè alle volte. Quando è capitato. Ma da questo lato non ci posso andare, quindi devo aspettare. Mi sembra strano. Effettivamente, come ci vado? Vabbè. Johnny, c'ho talmente tanti giochi ora. Volevo provare un po' più i nuovi, ma purtroppo c'ho il problema sulla Xbox, quindi né Atomic Heart né l'altro. Mentre invece devo settare il gioco di Harry Potter. Dall'altra parte ci passa V. Se avevi selezionato... Ah, ecco! Ecco come ci passavo, ok. Allora, con questo così e questo spara, ok. Vabbè. Ciao. Ma che schifo fanno? Ma che schifo fanno? C'era un altro? Infatti eccolo qua. Che hai comprato, Johnny? Ah. Io voglio aspettare che esce il West. Anche se non se ne parla ancora. Per PC intendo. Mi sa che uscirà prima il terzo e poi metteranno quell'altro su PC. No, no, c'ho paura. Ecco, come consumare le cose inutilmente, mannaccia a me. Camera.
Io devo prima imparare i tasti, Johnny. Vorrei fare le combo. Ogni tanto ci tento, ma poi sparo le cose a caso. Che purtroppo non ho giocato dall'inizio col joypad. E quindi... ora non mi ricordo i tasti che cazzo fanno. Allora, con LB spara sto coso, lo fa esplodere. Mentre per usarlo in attacco, come cazzo devo fare? Se sto vicino lo aggancio con il... oh cazzo, questo spara. Se sto vicino. Tipo così. Devo provare con un altro nemico, questo era troppo fermo. Che poi altri non ho sbloccato niente, eh. Cioè ho sbloccato, mi sa, solo all'inizio qualcosa, qualche combo. Quindi non è che ne ho tantissime anche di combo. Ma vediamo. Voglio capire un attimo come si muovono i tasti, qual è quello che mi conviene attivare. Tum. Ma domanda, io se vado da questo, no, attacco questo, forse è meglio? Quanta cattiveria. Quanta cattiveria. Questo è giusto? Ah, ma questo dove cazzo è uscito? Non l'ho preso. Però così non lo attivo, perché? Devo tenere premuto per usarlo. L3 LB intendi? Così lo fa. Così lo spacco. Ok.
E lei tra il tasto analogico sinistro. Vedi, manco i tasti so come si chiamano. Cavolo di joypad, a chi l'ha inventato? Ma l'impressione è sto andando dove già sono passato. Devo buttare giù per forza, quindi. Va bene. Va bene, va bene. Ma l'insegna. Lontano. Sì, no, ho visto che ci sono parecchie mosse da acquistare. Non ho acquistato perché giocando col joypad adesso non so che cazzo di movimenti faccio io, cioè cosa mi trovo meglio. Quindi ho detto, beh, mo aspetto un po'. Oh, niente, oh. Pure io nello stretto mi vado a mettere, certo. Quando dici tu, quando dici tu.
Oh, bananaggio. Devo andare da qua. Dove cavolo devo andare? Non ho perso. È strano, di solito non mi perdo mai. Ah, qua dietro forse. Qua non è da dove eravamo passati prima. Qua da dove arrivo? Quindi di fronte devo andare alle scale mobili che salgono. Così scontato. Vaffanculo. Mannaccia a me. Si accende una mischia. Non riesco ad uscirmi. Bello. Gente, ma vabbè. Ah, vaffanculo. Oh, i fatti tuoi mai, eh. I fatti tuoi mai, oh. Perché non sono abituato al puntamento e quant'altro, capito? Ma prima o poi mi abituerò. I nemici. Perché altrimenti va a cazzo di cane. Attacco. Ma in tutto questo nero, do cazzo è nero, vido cazzo è andato.
No, nel senso che le devo mirare. Ecco. Bravo, troppo facile andare qua. Vabbè. Attraverso i vostri amici mi ha attaccato. No, ma Nero, cioè V non è il tipo ha preso la tizia. Lo vedo più. Più il tipo che s'atteggia. Qui percorre un secondo percorso. Ah, è che lo volevo sfottere. Comunque, questa città è messa alquanto bene, no? Cioè, non... ci sono altre città che sono tanti sale e scendi, quindi ci sta. Quello là è uno strapiombo là che è messo male. Ma il resto... si può fare, dai. Ci può stare, anche così. Qua succede qualcosa. Allora, qua siamo al teatro, giustamente. Quindi inizieremo tipo a cantare, vai. Ecco, ecco. Ah, eccolo qui. Cioè, comunque uno zoppo col bastone e l'altro senza braccio. Ma dove cazzo andate? Ecco. Il campione delle tenebre. Gli occhi dove ce l'ha? Sulle corna? Ma così? Cioè così? Sì, ma cadono pezzi? Ah, noi che cadiamo! Ah, ottimo! Ottimo! Ma quindi... chi ci conviene a... vabbè, ma già, io già non capisco un cazzo. Può essere questo con animali, volatili e compagnia cantante qua. Che cazzo. Mi devo fare questo. È così. Almeno questo lo faccio rotolare. Ma questo è il campione, giusto che sto attaccando? O un soldato di merda? Soldato di merda, sicuramente. Il campione dove cazzo è in tutto questo? Fammi capire un attimo sto fatto, se lo allontano e poi lo tiro a me, che succede? Tipo così, così. Ah, vado io verso di lui, ok. Io sto colpendo, ma onestamente, ecco, ovvio.
Questo non lo sposto. Questo è il campione, giusto? Pensandoci. Oh, però così l'ho spaccato a due. Con prima ho detto cose peggio cosa. Ah, ho detto non mi perdo mai, sì. Quindi questo abitava qua. Bella. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the devil's sword Sparta. Oh. What? Oh. Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. Oh. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Guarda come si muovono i capelli, guarda che effetto grafico. Sono serio così. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Ecco. Get in the car. Fa la parte che era voluta la cosa. Hey, I got a new arm for ya. A masterpiece, one of my finest. Questo è quello che abbiamo usato prima. Fatto in grado di controllare il tempo creando uno speciale campo di energia, rallenta ogni cosa presente nel raggio. A mangiare la pasta? Ciao Johnny, grazie per essere passato, buona cena. La punta gira velocemente ma non è molto utile. Ah, la pasta nel senso proprio gli spaghetti. Questo, vabbè. Questo ce l'avevamo. Spacchetto completo. Compra tutti? O a caso? La scarica deve essere configurata nel nemico. Ho fatto esplodere una volta a debita distanza. Consente di annullare gli attacchi con una scarica elettro oppure sparando. Questo pure potrebbe essere interessante. Devo provarli con queste cose. Permette di sferrare potenti colpi e pugni volanti a propulsione. Puoi persino cavalcarlo.
ecco, questo qua serve contro quello con la forbice, per esempio. $3,500. Allora, voglio prendere questo. Voglio testarlo. Prendo solo questo. Voglio comprare. Equipaggiamento, che cosa ci avevamo? Ah, questi sono i set. Posso impostarli io. Ok. Oggetti non ci interessa. O meglio, forse ci interessa la gemma blu. Proviamocene una, dai. Vediamo un po' le tecniche. Più che altro con la spada. $8,000. Y, pausa I e infine Y ripetutamente. No, ho sbagliato. Ma costano un botto, 15.000, 20.000. Allora, iniziamo a prendere questo, 2.500 li possiamo spendere. 5.000 pure li possiamo spendere. S'altro ce lo prendiamo? 8.000, 8.500. Ah no. Andiamo sull'8.000, va? 8.500. Ci abbiamo, però ce l'abbiamo di gemme, un bel po'. Anche se moriremo spesso e volentieri, però almeno queste 8.000 ce le prendiamo, dai. Poi rivediamo come usarle. RB più indietro e poi avanti con Y. Madonna, che combo. RB indietro Y, ok. E questa la facciamo ogni tanto. Cioè, riesco a farla. Invece questa diventa interessante perché è abbastanza semplice da fare. Vediamo tecniche. Questa è la velocità. Ah, questa è la schivata. Migliore. Questo invece che fa? Ah! Questo aumenta la portata, ok. 40.000. Eccolo qua, il doppio salto. Mi serve per forza il doppio salto. Speso tutto. Speso tutti i soldi. Andiamo, andiamocene da qua. Mi fa spendere un sacco di soldi. Ma alla fine non abbiamo preso nessun coso. Non avevo comprato un... Ma non avevo comprato un braccio. L'ho solo sbloccato. Volevo provare quello che mi... Questo. Ah, forse lo devo mettere nell'equipaggiamento poi. Ah, ho capito. L'ho comprato due volte, va bene. Ma lo devo mettere nell'equipaggiamento, ovviamente. Vedi quanti ne ho già. Uno. Voglio prendere quello là. Ecco. Perché sta cosa? Cambia un cazzo. Allora, prendiamoci questi qua di merda che avevamo. Vediamo, così li proviamo un po'.
Ok, noi ce lo lasciamo vuoto. Inizio. Cazzo, vero, ora abbiamo la più velocità. Adesso il doppio salto. Ok. Tutto questo non mi piace. Ecco, come consumare la roba così, madonna, ma perché? Non avete alcuna possibilità. Beh, Nero si vi si atteggia, ma Nero non è da meno, eh. Non è da meno. Che cazzo è sta roba? Un ascensore. Va bene. Ecco. Bello. Bello comunque sta ascensore. Non devo fare a casa. No, no, no. Ancora qui. Tanta roba, Carla, tanta roba. Tantissima roba. Ti sei perso. Tantissimissima roba. La devo prima colpire. Ok. Ho capito come non devo fare.
Ma perché prende quello? Ma ti droghi? Vabbè. Non mi fa andare di qua, perché mi fa andare di là? Non mi fa saltare là sopra? Così lo prendo troppo in basso. Ma proviamoci. Perché non riesco ad orientare? Mi sono perso qualcosa? Non riesco a orientare quando faccio il secondo salto. Va solo dritto per dritto, quindi, quando volo. Buono a sapersi. Flussi sanguigni. Queste condotte attraversano intero qui il FOT. Trasportando il sangue raccolto dagli umani. Entrandoci verrà trasportato nelle profondità dell'albero. Ma fai attenzione, una volta entrati non si torna indietro. Ovvio. E guarda qua dietro cosa c'era nascosto. Entriamo? Non è che possiamo fare un'altra cosa. Dici, vabbè, mo vado a fare un giro da un'altra parte. Bello questo, però, devo dire. Fa un casino enorme qualcosa. Aia. Guarda come cade. Cioè, ma sul serio? Roba è. Cazzo. Ah, non mi fa niente quando esplode. Finito? No. No, sto bastardo da dietro però così. Questo invece che cazzo fa? Brutta persona, Pier. Licenziati. Licenziati. Ok.
è uscito? Ah, oh, ok. Ma dai, io mi sto divertendo con i cazzotti. Questi vengono e mi danno fastidio. Ah, comunque non la blocco. Sta facendo l'attacco, comunque lo fa l'attacco, ok. Ok. Va bene, Pier. Per stavolta digli che va bene, ma la prossima volta che non capiti più, non capiti più in questo orario. Questi come funzionavano? Non mi ricordo. Ah, questi attivavano qualcosa, giusto? Vabbè, pure io. Ciao capra, questo è Dabria. Incantatore. Salta però. No. Finito i cosi, caro. Non me ne ero accorto che era l'ultimo. Mannaggia, non me ne ero accorto, era l'ultimo. Stiamo andando bene, ma poi... Allora, qua torniamo indietro, giusto?
E non c'era niente da... Ma che sono sti tubi? Guarda qua. Cioè sembra... Sembrano tubi... Di energia, che porta energia. Più che rami, radici. Niente, non c'è. Dove cavolo siamo ora? Siamo sempre lì, sembra. Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano. No, no, fino alle 9. Anche quel che non ce la faccio. Ah, mi posso potenziare anche da qui. Allora, c'era questo che non era figo. Cioè questo dove sto? Era figo. Quello che mi tirava. Eccolo qua. Però mettiamoci prima questi qua che... E questo è quello del tempo, ce l'abbiamo. Allora, ci abbiamo anche questo che voglio assolutamente. Questo è quello che abbiamo comprato. Questo che cazzo fa? Ah, questo potenziava solo, che manco ho capito perché. Cioè, potenzia in che senso? Facciamo così. Ma acquistiamo, ma su via, dai. Che sarà mai? Ah, quindi sti cosi quando sono in questo mondo mi fanno potenziare, ok. Vai, furia, vai. Ah, questo fa, ok. Ora non esageriamo. Ma sono andato fuori dal gioco. Ah no, è normale era. Ok. Oh no, non l'ho capito che è successo, ma va bene. Sbagliato. Questo invece che cavolo faceva? Ah, spara a manetta. Guardate qua, quando mi pare che fa il contrattacco. Vabbè, si è visto, siete tutti qua. Che cazzo? Oh, ma sono loro che hanno fatto la cosa. Quello continua a essere menato. No.
Devo mirarlo, mannaccia a me che sbaglio i tasti. Sto convinto lui. Amici, ma tutta sta violenza così all'improvviso, non lo so, aspettate un attimo. Sì. Mi sembra che ci sia anche scritto, tra l'altro. Ma però non l'avevo mai provato, quindi non avevo visto che cavolo faceva. Niente, vabbè, questo uomo mi colpisce sempre ogni cazzo di volta, dai. Ci siamo. Altro passaggio. Boh. Poi mi dice entra come se boh potessi scegliere. Che schifo. Pessimo architetto, ma cioè io meglio che non dico cosa mi fanno pensare queste cose. Si saranno proprio divertiti quelli che l'hanno creato. Dai, facciamo sto coso che sembra. Vabbè, dai. Ha previsto dove atterravo. Ma vaffanculo, va. Perché? Ah, ho rotto i cosi. Ottimo. Qua è dura. Siamo a saltare, magari possiamo evitiamo qualcuno. Credo che l'abbiamo pensato tutti. Sì, no, è palese, ripeto, secondo me si sono divertiti veramente tanto a fare st'idea, a portare avanti st'idea. Ne sto scendendo dalla sedia, fammi comporre.
Poi ci arrivo laggiù volendo. Io dovevo proprio andare qui. Ok. Io volevo andare però. Ah, solo quello era il rosso che potevo prendere. Non c'è nient'altro. O mi sbaglio? Ma no, là sopra. Come ci arrivo là sopra? Con questo. Ah, e ora? Che si fa? Vado da quel lato o da questo? Sono perso di vista. Troppo lontano sta. E che faccio? Mi butto giù? O me ne vado? No, mi butto giù. C'è nessuno, ma aspettavo un mostro, un qualcosa. E questo che cos'è? No! Io a cliccare i tasti, mannaccia a me. Non c'era una doppia strada, era semplicemente solo per prendere un po' di materiale. Ha messo la trappola qua dietro, quando c'è sempre stata roba per ottima, ci ha messo la trappola a sto giro. Li posso mirare. C'è un frammento di gemma avanti, manco l'avevo visto. Sto cercando di colpire sti cose, ma non li colpisco, quindi entriamo, entriamo. Sì, è palesemente una parte del corpo, Pimpi. Palesemente. E poi ti espelle dall'altro lato. È arrivato, ha detto. Vabbè. Musica. Ma sul serio arriva ora qua dentro, domanda? Anche le monete. Ah. Ma sul serio?
poi qualcos'altro. Allora, che ci possiamo prendere? O meglio, equipaggiamento, modifica. E poi lo stesso del primo questo. Noi usiamo due di questi, allora. 42.000. No, qua non ci serve niente. Oggetti. Ci acquistiamo questo 18.000. Tanto, sempre tanto costa. Prima o poi sempre lo devo acquistare. Tanto vale. Facciamo l'ora che sarà per arrivare il boss. Andiamo. Ah, poi li sprechiamo così a cazzo di cane. Uno non bastava, ce ne volevano due. Se non c'è sfizio. Ma la domanda è... dove dobbiamo andare? Qua da dove veniamo? Qua sopra? Ok. Oh, niente, non lo prende più. Amicici, e poi rubano la bici. Ma sentite la musica voi, vero? Poi abbiamo deciso questi che cavolo sono. Sono tipo mosche, formiche, che roba è? Ti senti figo a fare il re ancora per poco. Hey, douchebag. Miss me? Ma è sempre lui, quindi. Where's Dante? No body? Dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much. I am without a name. Sfottilo pure, dai, sfottilo pure. Io sono il potere assoluto. Sì, ma come lo battiamo ora? Che è cambiato? Fanculo. Ah,
Ok, devo stare attento a tutte queste cose. Ovvio. E poi? Lo schiva lo stesso. Ecco. Mai festeggiare troppo presto. Mai festeggiare troppo presto. Ma stavolta io ho saltato, stavo rotolando, come mi ha preso? Devo saltare, dai. Vaffanculo. Cioè tutto sto casino per colpirlo, per ferirgli la mano. Cazzo, ora si alza. Da seduto. Ma ora da alzato la vedo difficile. Sì. È ora. Ma perché non lo aggancia? Ma vaffanculo. Oh.
Sì, ma ci massacra. Non è fattibile. Arriva V. O Dante ancora. Che cazzo è sto tizio? Dante sarà. È impossibile che sia V. Maggio, qualche settimana prima. Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Bello. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Andiamo con la cattiva. Ottimo. Ecco. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. Ecco. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. That's so? Cash up front. This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas and power. Coming out of your cut. Azzo. Tutto. Addirittura. Immediatamente. Devil may cry. Diciotto anni. Take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find a lady in Trish. Bring him in on this. Quindi. What? Come okay. On. I don't think I can handle this gig on my own. It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. 2 giorni? Just kidding. Ah. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about... Quindi è lui che ci ha assunto. A powerful demon is about to resurrect and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Addirittura. No! Che brutta persona. Che brutta persona. Che brutta persona.
Quindi qua non possiamo comunque comprare niente. Cioè possiamo comprare le tecniche, ovviamente. Bastone. Cioè, infatti già ho finito tutto. Dai, vediamoci i potenziamenti di sti animali. 7500 è un po' esagerato. $1200 si può ragionare. Un 8500, un 7500 e un 3500. Però vediamo un po' qua se possiamo fare qualcosa. 9000, ma troppo. Sperperiamo. Vai, iniziamo. Sperperiamola. 15 giugno. Oggi praticamente. Avevano delle braccia in più. Chi è? Nico Robin? Devono ballare. Ma quindi questo ci ha assunto per cercare la spada demoniaca. Cioè Sparda. Anche perché però all'inizio aveva detto che comunque si è meravigliato pure lui che la spada fosse qui. Però effettivamente, vabbè. Perché i nemici non li vedo? Allora, questo che fa? Sopra manco, che cazzo, prima così allora. Thank you.
Eccolo lì. Che cazzo è sto coso? Behemoth, la vorace bestia infernale. Ok. Ecco, già. Cioè. Vabbè. Volevo fare questo. Oh. Ok. Ma questo è il vento che ci dà il l'uccellaccio qua. Mi sono messi a modificare addirittura questo. Le correnti d'aria allucinante c'è sto corvo comunque. Amico, perché non riesco a prendere questa cosa? Ah, devo sconfiggersi. Ma io stavo tanto tranquillo. No, perfetti miei. Nessuno mi sta dicendo niente. Ecco. Che macello. Che macello. La domanda è, se non chiamavo quel tizio che mi spaccava tutto, sto coso non lo potevo prendere? O si doveva spaccare comunque? Un giorno lo scopriremo.
C'è una 90 domani. No, perché vado addosso a lui? Niente, sbaglio sempre. Amico. Guarda come corre il tizio. Vaffanculo. Oh, finalmente è arrivato da questo lato, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Madonna. Mommy dearest.
Sta pensando alla mamma. Ma su serio? No. Ok. Eccolo qua, l'amicone. Ma perché se la prendono con me? Cioè, c'avete un coso gigante che vi sto attaccando, no? Perché ce l'avete con me? Invece di pensare a sopravvivere? Non lo so, Dai, cazzo, dai. Questi erano quelli facili. Volare. Oh. Cantare. Oh. Nel blu, dipinto di blu. Come ci arriva dall'altro lato? Allora, devo fare il doppio salto tipo da qualche parte e poi volare. No. Come faccio a stare qua sopra? Da qua. Ah, prima di scendere dovevo andarci. Che palle. O forse da qua.
Dai, 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 cavolo. Allora, ci abbiamo questo. Quindi lo usiamo subito. Ah, è arrivato pure l'amicone qua. Ma dove stanno? Sono tutti due morti? Sono tutti due morti, ottimo. Ma come si faceva? Piaciuto? Piaciuto? Però solo B a sto giro, solo B. Solo B. Sullo slittino. If we have the double sword Sparta, Nero might just be able to defeat him. Eh sì, perché ci metto troppo tempo, faccio sempre le stesse combo. Quello è il problema. Arriviamo a sto boss e concludiamo oggi, dai. Questo? È questo? No. Comunque a questi non li prendo. Come faccio? Li faccio a schivare? Cioè, come faccio a rompergli la difesa a questi? Devo semplicemente colpirli. No, non cambia. Aia.
uno ci siamo tolti alle scatole. Vediamo l'altro se riusciamo a ucciderlo. Guarda come cavolo, pure da sottoterra esce. Dai, mostro gigante, girati, ecco, bravissimo. Così si fa. No, sbaglio sempre il tasto, dai, prima o poi lo capirò il tasto che è questo. Andiamo a questo con la difesa. Doppia S alla fine, così. Troppo forte. Troppo forte. Qua c'era qualche altra cosa da poter prendere? No. Telefono. Ma a noi non ci interessa potenziarci. Abbiamo tutto qua. Siamo troppo mega galattici. Mega, mega galattici. Cazzo, è la spada demoniaca sparda. Madonna, già. Questo già la sente. Ciao. Eccola lì. Ah, perché sta con la spada. È colpa della spada che la vogliono per forza di cose. Hai capito? Allora, iniziamo. Ma questi non mi attaccano. Come non mi attacca. Ma è un occhio quello? Che cazzo è? Mi hanno lanciato un occhio appresso. Mannaccia. Mi hanno tutto insanguinato tra l'altro. Ma quanto fate schifo. Ma quanto fate schifo.
Però mi pulisco subito immediatamente senza tanti problemi. Comunque non si può vedere sto fatto che questi si tolgono un occhio e me lo lanciano appresso. Ma perché fa così? Ah, ecco. Ah, perché l'altro tizio era morto. Forse. Che cazzo? Ce la prendiamo sta spada? No? Troppo facile? Ok, quindi abbiamo distrutto comunque l'albero. Buttiamo il bastone. Ora come bastone usiamo la spada. È un po' grandicella, no? Sembra che l'avvenenza di questa spada sia ancora troppo per me. Ma va? Peccato, ci eri quasi. dai, diamola a Nero, dai. Diamola a Nero. Respira ancora. Dante. Dante. Eccolo, stava meglio prima. L'ha sdraiato a terra. È ancora vivo. La fortuna sfacciata, mica tanto.
Get it, rip on yourself now, come on! If only you could defeat Urizen. If only... No. V, no, no, no. Perché non vogliono? If only you never existed. Ah! Che cazzo sta succedendo? Perché se non fossi mai nato? Perché giustamente se non fossi mai nato non fossero mai venuti i demoni, ma già c'erano i demoni. Voglio vedere come va sta storia prima di uscire. Ok, questa è la mamma. Ok. Ci penso io, se non lo metto, non ti preoccupare. Ok. E poi che è successo? Giugno. Ah, non l'ha fatto. For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way. Che stronzo! Che stronzo! A month? No wonder I'm so stiff. Right, sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pitbull Nero is making a beeline for Urizen, and if he gets there, he's gonna fall. Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed. Usare. Cioè, questo è così affaticato solo per aver preso la spada e ficcata a terra. Ok, un mese prima è andato solo lui. Ok. Oh, it stinks in here. I know. It smells like hot garbage. Con la, con i, le sue due Trish e Lady. Giusto? That guy, can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. Cosa nasconde? First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Cavolo, uso anche Dante. Cavolo! Sempre originale. Vabbè, però non lo facciamo, ragazzi. Usciamo adesso. Infatti. Ripartiamo da qui. Cavolo, posso usare... Mi fa usare anche Dante. Ah, non posso... Solo qua posso usare. Ok. Infatti 40.000. Ah, perché Dante è una via di mezzo dei due.
Oh cazzo. Cioè, o meglio, può usare entrambi i poteri, sia del tizio che sia di Nero che di V. Cazzo. Eh sì, giusto per i saluti, Piero, giusto per i saluti, ci siamo. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, siamo arrivati alla fine, anche oggi. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 21. Quindi, ragazzi, venite, che più siamo, meglio è, meglio è, meglio è.